Sapete questa che vittoria è? Sapete questa di Crotone che vittoria è? Non lo sapete? Ve lo devo dire io. Questa è una vittoria da grande squadra, da squadra cinica, da squadra sorniona, da squadra che lì e aspetta il momento giusto per punire. Questa è una vittoria da grande squadra. Non abbiamo visto un Milan spettacolare, non abbiamo visto un gran gioco, ma abbiamo visto una squadra sorniona, lì, pronta a colpire nel momento giusto, a tenere palla e a fare una partita come si deve. Sapete che partita mi ha ricordato questo? Anche se magari lì avevamo avuto 100 miliardi di occasioni e qui invece alla fine abbiamo calciato in porta tipo magari 2 volte. In mente mi veniva Spal Milan, ve la ricordate? Spal Milan? Ecco, mi è venuta in mente quella partita e quest'anno l'abbiamo vinta. Perché? Perché abbiamo la testa. A parte sempre quei cavolo di minuti finali, io devo capire perché il Milan comincia quando inizia al 70esimo, 75esimo, iniziano ad abbassarsi, iniziano a crollare fisicamente. Devo capire perché. Meno male questa volta non siamo arrivati fino alla fine con la sofferenza come è successo con i norvegesi, perché poi Pioli ha fatto dei cambi che comunque hanno rianimato la squadra, Leao è entrato molto bene in campo, Krunic ha coperto bene gli spazi. E alla fine siamo stati abbastanza tranquilli, anche se io voglio più possesso palla nel finale. Ma signori, ce la godiamo. 2 partite, 6 punti, ce la godiamo. E voglio un like in questo momento da parte di tutti i tifosi del Milan che se la stanno godendo. Abbiamo battuto 2 squadre che sulla carta erano facili, ma lo sappiamo già. Il calcio italiano è complicato, a inizio anno è tutto più difficile. Siamo riusciti a vincere una partita che, ripeto, non abbiamo giocato bene, non siamo stati esaltanti, non siamo stati belli da vedere, siamo stati cinici. Sono quelle partite da grandi squadre. Io ho detto, la Juventus quante partite vince così? Che la vedi lì, che non fa niente, che tiene quel possesso palla inutile e poi nel momento decisivo, pom, 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 bombarda gli avversari e poi addormenta la partita. Ecco, il Milan ha già fatto questo. Sicuramente non posso ritenermi soddisfatto, Milan spettacolare, Milan clamoroso, ma servivano i 3 punti. Senza Zlatan Ibrahimovic ci si sente tantissimo l'assenza. Ovviamente, ragazzi, non andrò a parlare dei singoli perché ne parlerò domani nelle pagelle, quindi mi raccomando, sfondate il tasto del like se la volete, però io la considero una vittoria da grande squadra. In difesa non abbiamo rischiato praticamente nulla, c'è da dire che il Crotone. Non me ne vogliono gli amici di Crotone, ma è veramente una squadra che credo che la Serie A la guarderà poco. Crotone e Spezia, che ho visto anche oggi giocare contro il Sassuolo, sono 2 squadre, secondo me, molto al di sotto degli standard che ci sono in Serie A. Quindi, secondo me, sono 2 squadre di passaggio. Quindi, diciamo, non abbiamo rischiato tanto perché loro erano veramente quasi nulli in avanti. E infatti la difesa comunque mi è piaciuta. Anche Gabbia, che ogni tanto sembrava in difficoltà in questo periodo, comunque si è comportato bene. Per quanto riguarda i giocatori più in vista quest'oggi, quelli su cui tutti quanti avevamo gli occhi puntati, Sandrino Cuore Rossonero, Ebrahim Gioiellino Diaz, c'è da aprire 2 discorsi diversi. Quello su Sandrino Tonali. A fine partita Adani gli ha dato la sufficienza e gli ha voluto bene, diciamo, perché non ha fatto una grandissima partita neanche oggi. E si parla ancora di condizione fisica? Penso ancora di sì, perché io comunque l'ho visto abbastanza imballato. Cercava di giocare semplice, questa comunque è una roba intelligente, perché in un momento di difficoltà cercare di giocare semplici è furbo. E quindi lui non cercava di giocare difficile. Ogni volta che cercava di verticalizzare c'era anche il vento che era veramente fastidioso. Non so, ma l'avete sentita la telecronaca ogni 6 secondi? Mamma mia, un'ansia paurosa quel vento. Quindi era veramente molto difficile verticalizzare. A un certo punto ha capito che non doveva più verticalizzare, ha iniziato a giocare sereno. Quindi, punto interrogativo su Tonali. Ne riparleremo ancora. Speriamo di vedere ancora qualcosa in più. Per quanto riguarda invece Brahim Diaz, un primo tempo un po' timido. È un giocatore che secondo me può fare molto di più. Deve venire più a prendere palla, deve giocare un po' di più con la squadra. Ha fatto un bel gol, perché ha fatto un gol con un movimento figo, cioè si è girato in un lampo scimmiando un po' l'avversario.
prendendolo un po' per i fondelli, perché ha fatto finta come se stesse andando a stoppare il pallone, invece si è girato un secondo tipo da grande bomber. Mentre invece sul calcio di rigore procurato da Riccio Rebic, che è la bruttissima notizia di giornata, ragazzi, speriamo, vedremo domani che cosa dirà il medico. Da quello che aveva detto Peppe Di Stefano a bordo campo, non si parla di spalla, ma si parla di gomito, che è già comunque una cosina positiva, perché la spalla è sempre molto pericolosa. I tempi di recupero, tutto quanto, ragazzi, non lo so, ma Rebic è un giocatore fondamentale. L'abbiamo visto quanto si è mosso, anche se poi, se guardi la prestazione, non ha giocato benissimo Rebic, ma è un giocatore che comunque ti dà presenza, si muove e fa. E il rigore se l'è procurato praticamente da solo, stoppando un pallone incredibile di petto, perché quel movimento lo fa con la mano, ma la stoppa di petto. Non credo ci siano polemiche, spero di non vederne sotto nei commenti. E poi fa una giocata incredibile, mandando al baretto l'avversario, che sì, dal dischetto. Veramente devastante, una freddezza assurda. Io onestamente, sapete quanto ami Zlatan Ibrahimovic, ma per me i rigori io li farei tirare sempre a Franco Kessié. Sono molto più tranquillo quando li tira Franco Kessié. Che dire, ragazzi, sono contentissimo, 3 punti importantissimi, ripeto, da grande squadra. Non abbiamo giocato benissimo, per il gioco c'è tempo, per la condizione fisica la stiamo piano 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 recuperando. Non mi sono piaciuti dal 75esimo all'85esimo, in cui ancora una volta ci siamo abbassati. Poi i cambi comunque bene. Leao è un giocatore che può veramente fare la differenza. L'abbiamo visto in quell'azione in cui il rapper è partito, ha iniziato a suonare un po' di freestyle. Poi peccato, si è perso sul più bello. Bravi tutti. Un'ultima parentesi che apro per chiudere il video, la voglio dare su Hakan Çalhanoğlu. Nelle mie ultime pagelle ho detto ufficiale, questo ragazzo è un campione, lo sta dimostrando sempre di più. Le sue doti tecniche le conoscevamo, anzi eravamo tutti quanti un po' stupiti di non vederle nel Milan. Caratterialmente è un giocatore che ha sofferto tanto la maglia del Milan, ha sofferto tanto la maglia numero 10, ha sofferto tanto il pubblico di San Siro, ha sofferto tanto mentalmente, ma adesso è sbocciato, è diventato un altro giocatore, è diventato un trascinatore. È quello che prende la squadra per mano e la porta avanti. E adesso che sta mancando Zlatan Ibrahimovic, perché come Zlatan Ibrahimovic non c'è nessuno, è fondamentale per noi, e lo confermano anche queste partite, perché si vede lì in avanti con Ibra e un Milan, senza Ibra un altro Milan, anche se non tocca palla Ibra. L'atmosfera che crea in campo Ibra è unica. Hakan Çalhanoğlu sta prendendo la squadra veramente per mano e la sta portando alla vittoria, anche se gli avversari non sono chissà che. Lui ci sta mettendo tanta personalità e fidatevi che queste sono partite che gli altri anni non le vincevamo, quindi dobbiamo ritenerci contenti. Non tantissimo soddisfatti per il gioco che stiamo facendo in questo inizio di campionato, ma è solo l'inizio. Non è il Milan quello che abbiamo visto nel finale della scorsa stagione, che fisicamente ci mangiavamo gli avversari andandoli a pressare nella loro area di rigore, ma potremmo arrivare a quel Milan, perché la squadra è concreta, la squadra è squadra. Siamo una squadra, ci muoviamo da squadra, non siamo fenomeni. Davanti a noi, secondo me, ci sono squadre che tecnicamente e come nomi sono superiori, ma noi siamo una squadra, siamo tipo una pallottola d'acciaio che non passa niente. Siamo impermeabili perché siamo squadra, siamo squadra. Sempre Forza Milan, dagli così, 6 punti e ne voglio 3 anche la prossima, che lo Spezia è un'altra squadra da battere assolutamente. Dagli!